Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento delle videoconferenze dell'Accademia Petrarca del mese di febbraio. Questa sera abbiamo come graditissimo ospite e relatore il socio accademico professor Alessio Monciatti. Il professor Monciatti è ordinario di storia dell'arte medievale nell'Università del Molise e attualmente è comandato presso il Centro Linceo interdisciplinare Beniamino Segre dell'Accademia dei Lincei per un comando della durata di 3 anni. Il professor Monciatti ci parlerà di Dante e Giotto in Vasari. È un tema che rientra nella nostra programmazione per l'anno dantesco. Quest'anno ricorre il 7° centenario dalla morte di Dante e è il secondo già che organizziamo su questo argomento e non sarà certamente l'ultimo perché ne sono in programma anche altri. Questo argomento rientra in una delle tematiche privilegiate dalle ricerche del professor Monciatti, che è appunto l'arte del XIII secolo in Italia e in Europa, la memoria, la visione del Medioevo da Dante a Vasari e Giotto. Questi sono alcuni dei temi principali sui quali si è appunto accentrata l'attenzione del professor Monciatti e questa sera appunto ci parla di Dante e Giotto in Vasari. Ricordo che queste videoconferenze saranno poi postate nel sito dell'Accademia Petrarca, quindi saranno visibili cliccando il link nel sito dell'Accademia e anche su YouTube e su Facebook. Le domande alla fine della videoconferenza potranno essere fatte attraverso Facebook oppure attraverso il video di YouTube. Ricordo anche che il prossimo appuntamento sarà mercoledì 24 febbraio alle 17. In quell'occasione il nostro vicepresidente e segretario della classe di lettere, professor Claudio Santori, parlerà di un tema indicato da lui stesso per il fatto che la sua videoconferenza si terrà non esattamente in coincidenza, ma comunque a qualche giorno di distanza dalla festa di San Valentino e in un periodo così triste come quello che stiamo vivendo, ha pensato di proporre un tema appunto che riguardi qualcosa di piacevole come l'amore, proponendo appunto una videoconferenza molto impegnativa, devo dire, che avrà come titolo Il bacio nell'arte, nella letteratura e nella musica. Ecco, con questo annuncio io passo la parola al professor Monciatti, ringraziandolo vivamente di aver accettato il nostro invito. Allora, buonasera, sono io che ringrazio il presidente e l'Accademia per l'invito a partecipare ai lavori dell'Accademia, anche se purtroppo in questo momento da remoto, però come dire, cercheremo di rendere comunque viva l'attenzione degli uditori. Il titolo della conferenza che mi seguirà rende forse molto meno ambizioso quello che a me pareva già un titolo ambiziosissimo, cioè il mio, Dante, Giotto in Vasari, che comunque richiede, secondo me, delle precisazioni, dico il mio, in questo senso che non si parlerà di Dante e Giotto come fenomeno generale, tanto lo si è fatto e probabilmente è impossibile anche farlo perché di fatto identifica un'epoca, non si parlerà della loro presunta, eventuale, probabile conoscenza, che è stato un topos ben saldo nella tradizione, dopo che Benvenuto da Imola raccontò nel suo commento alla commedia l'incontro dei due sui ponti della cappella degli Scrovegni. Si parlerà invece del ruolo, o cercherò di parlare del ruolo, che entrambi ricoprono nelle vite di Vasari dalla prospettiva specifica dello studio delle fonti, prospettiva obbligata trattandosi di Dante, ovvero della conoscenza che Vasari dimostra della commedia e dei suoi commenti e più in generale dell'uso che fa delle fonti per l'età più antica, per i primi secoli della sua trattazione.
Così facendo, credo sarà confermata la centralità della vita di Giotto per la prima età, vedremo con significative differenze fra le due edizioni, ed emergerà come il ricorso a Dante non sia un ricorso erudito o latamente tradizionale, anzi la commedia è usata in stretta colleganza con la costruzione storica vasariana. Questo è, credo sia il punto centrale della relazione. Entro subito in merito, non mi dilungo sui preamboli e non posso fare che posso farlo che notando, richiamando in qualche modo gli studi di Julius von Schlosser, la sua letteratura artistica uscita nel 1924, ormai un secolo fa. Schlosser per primo si occupa, o comunque, come dire, dopo aver pubblicato postumi gli studi di Callab, si occupa delle fonti di Vasari ed ha perciò ben nitida la necessità, che faremo anche nostra, di allargare il paniere delle fonti, appunto, e di come, sono parole queste di Schlosser, Vasari si è servito con garbo e con diligenza della letteratura dell'arte esistente prima di lui nella seconda edizione in misura maggiore che nella prima. E qui a mo' di promemoria vi mostro i due frontespizi dell'edizione del 50 e del 68. Dopo i grandi risultati della stagione positivista, questa prospettiva di studio segnò una svolta che aprì di fatto alla storicizzazione delle fonti. E dopo l'indiscusso apice segnato dall'opera di Paola Barocchi, questa storicizzazione delle fonti conoscerà una significativa, una importante rivitalizzazione negli studi degli ultimi lustri ormai. Infatti, soprattutto innescati dal centenario del 2011, questi gli studi hanno dato i frutti migliori, secondo me, proprio nella rivisitazione del valore letterario dell'opera e dei suoi modelli retorici, insistendo per esempio, fra l'altro, nello studiare le differenze e il passaggio fra la torrentiniana e la giuntina. Personalmente, lo dico subito, non sono in grado di tracciare nessun bilancio né di destreggiarmi con equilibrio nella discussione che ha riguardato l'autorialità delle vite. Per esempio, cito l'esempio più clamoroso, cita l'ipotesi avanzata per primo da Charles Hope sul fatto che le vite siano una sorta di opera collettiva. Sgombriamo subito il campo da tutto ciò e mi limito a notare, tornando nelle mie vesti di medievista, che il Medioevo di Vasari, chiamiamolo così, non ha ricevuto l'attenzione che meritava e che pochi studi, ancorché solidi e brillanti, hanno contribuito a farvi luce. Per quanto più ci interessa oggi, si evidenzierà invece come la biografia di Giotto ne sia l'indiscusso epicentro del Medioevo di Vasari, intendo, e come, cercherò di dimostrare, Dante ne sia una fonte qualificante, più di quanto non si sia ancora osservato. Dunque, prima di tutto si dovrà almeno ricordare, e lo faccio en passant, le fonti usate da Vasari per comporre la prima età, e se non vi sono dubbi che Vasari conoscesse appunto la fonte più importante per il 300, i commentari di Ghiberti, un ancoraggio organico prossimo alla stesura delle vite furono le vite d'artisti di Giovanni Battista Gelli, che appunto a ridosso della prima edizione vasariana rimonta, in qualche modo riconsidera diversamente topoi ormai ben riconoscibili. Ma soprattutto notiamo che prima del Gelli, come è notissimo agli studi, lo dico come introduzione, è il libro di Antonio Billi, un testo composto fra il 1516 e il 1530, e tradito da due copie conservate presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. Ora, più che soffermarmi sulle varianti che interessano, come dire, le due copie, credo sia interessante appunto sottolineare come il libro di Antonio Billi era certamente conosciuto dal cosiddetto anonimo magliavecchiano. Cioè l'autore del manoscritto magliavecchiano XVII, sempre della stessa Biblioteca Nazionale di Firenze,
Magliabecchiano, ma sarebbe meglio chiamarlo Gaddiano, perché proveniva dalla collezione della famiglia Gaddi, e che Vasari certamente utilizzò per la stesura, per reperire le notizie per l'età più remota. Questo manoscritto è un manoscritto databile agli anni 40 del Cinquecento. E perché è interessante per noi? Perché si tratta di un manoscritto miscellaneo, sia nella composizione codicologica che nella raccolta dei contenuti, e ciò appunto è per noi significativo perché testimonia come in qualche modo qual fosse la varietà dei modi attraverso i quali le notizie sugli artisti delle epoche più antiche potessero giungere a Vasari. Nel manoscritto troviamo infatti riunite liste di artisti, brevi vite, medaglioni monografici, citazioni letterarie, per esempio da Boccaccio, dal commento di Cristoforo Landino alla Commedia del 41, disegni e anche altro. Insomma, come più degli altri manoscritti, ricordiamo che tutte le fonti a disposizione di Vasari erano manoscritte, questo esemplifica quanto le diverse tradizioni, appunto documentarie, letterarie, figurative e quant'altro, potessero coesistere anche in una sola carta. Vi faccio vedere a mo' di esempio la carta 121R rectum, e in questa forma potessero essere giunte sul tavolo di lavoro di Vasari. Questo è importante perché per impostare il discorso che ci preme oggi. Ora, queste sono le fonti tradizionali che si studiano in qualunque esame di letteratura artistica, come dire, al primo anno di università per le vite, però dobbiamo essere consapevoli che il loro ventaglio dovette essere ben più ampio di questo. Faccio alcune citazioni, alcuni riferimenti che possono essere utili in questo senso. Bisognerà per esempio subito dire che nella vita di Taddeo Gaddi Vasari fa esplicito riferimento al libro dell'arte di Cennino Cennini. Vi mostro il frontespizio della giuntina della vita di Taddeo Gaddi e il testo nel quale fa riferimento. Non mi soffermo a leggerli tutti i testi, altrimenti, come dire, date le condizioni della conferenza potrebbe risultare troppo pesante. Mi limito in questo caso a rimarcare come questa, che non era una raccolta di notizie o di modelli, ma un testo, come dire, peraltro scritto lontano da Firenze, che cristallizzava la lezione la lezione tecnica giottesca per costituire una sorta di libro di riferimento per l'arte, sia qui interessante perché è una delle vie attraverso le quali affiora, secondo me, in Vasari la consapevolezza della tradizione di bottega, ovvero di quella tradizione di cui egli stesso si sentiva ancora, era e si sentiva ancora partecipe. Insomma, non devo ricordare io che allo storiografo si affianca l'artista, o forse per meglio dire all'artista si affianca lo storiografo. Basta confrontare per capirlo, per rimarcarlo, nella vita di Giotto, come lui, come Vasari, parli del disegno, e confrontare questo modo di parlare con la trattazione che ne dà Cennino, per rendersi conto appunto quanto siamo ancora dentro lo stesso humus, ma altresì come all'attingimento testuale prevalga in Vasari la conoscenza pratica, appunto il sentirsi, il rivendicarsi parte di quella tradizione. D'altra parte, il riferimento, il censimento delle fonti non può essere scisso dalle finalità storiografiche, per essere inteso, per essere ben usato, non può essere scisso dalle finalità storiografiche che Vasari stesso dichiara apertamente più volte, ad esempio nel proemio della seconda parte, peraltro echeggiando alcune tipologie di fonti a cui fa riferimento. Qui mostro il passo, questa volta lo leggo perché mi pare più importante: e non fu mia intenzione fare una nota degli artefici o un inventario, dirò così delle opere loro, né fu mia intenzione appunto ritrovare il numero, i nomi e le patrie loro, ed insegnare in che città e in che luogo appunto di esse si trovassino al presente le loro pitture o sculture o fabbriche, che questo lo avrei potuto fare con una semplice tavola,
potremmo leggere elenco, senza interporre in alcuna parte il giudizio mio, anzi, mi sono ingegnato per questo effetto con ogni diligenza possibile verificare le cose dubbiose, con più riscontri, e registrare a ciascun artefice nella sua vita quelle cose che egli hanno fatte. Insomma, a Vasari non interessano gli elenchi o le semplici nozioni, piuttosto il giudizio e la narrazione storica. È per questo che tende ad usare, come dire, tutti i mezzi possibili, tutti i mezzi a disposizione, specialmente quelli che gli potessero essere utili per rendere vivi, reali, presenti gli artisti. Penso ad esempio alle firme di artista, cioè alla posizione epigrafica del nome dell'artista sul monumento, e in questo senso ne parla all'inizio della vita di Arnolfo Di Lapo in maniera molto, molto esplicita, alla fine di questa citazione. A tal proposito, cioè a proposito delle firme, mi limito in questo caso a sottolineare come per la prima età, da pochissime attestazioni citate nella prima edizione, diventano ben 44 nell'edizione del 68. A questi strumenti Vasari ne aggiunse certamente altri, talvolta problematici, e a questo si giunge, a questa conclusione si giunge attraverso, come dire, riferimenti o gli inviti che lasciano intuire appunto l'articolazione delle sue fonti. Faccio soltanto due esempi. Per esempio, nella vita di Gaddo Gaddi, si rivela l'esistenza di un non meglio identificato, cito, libretto antico dal quale ho tratto queste poche cose che di Gaddo si sono raccontate. Non sappiamo cosa fosse, una biografia, un profilo, un ricordo di famiglia, non lo sappiamo. D'altra parte, d'altronde, sappiamo da Vincenzo Borghini che per i periodi più antichi era necessario, cito da Borghini, andare investigando, ricercando i libri più antichi che si potesse d'ogni sorte, come dire, di conti, di cose familiari, di ricordi, lettere che furono scritte dal 300 al 400. E in questo senso si può dimostrare attraverso ragionamenti, come dire, che è inutile fare in questa sede, che come Vasari conoscesse certamente per esempio il libro dell'arte di Kalimala e soprattutto il libro vecchio della Compagnia di San Luca, di cui vedete qui due immagini, che contiene gli ordinamenti dell'arte dei pittori di Firenze e la matricola dell'arte dei pittori. Siamo negli anni, appunto, lui entra in contatto con questi materiali negli anni della fondazione dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Del resto, e anche questa non è una novità, fino a questo momento quindi sono tutte cose abbastanza ovvie, è noto come Vasari si collochi entro una rete intellettuale ben articolata e di alto livello, prima a Roma ma soprattutto a Firenze, che ci interessa di più in questo momento, il cui personaggio più importante credo si possa dire fu proprio il Borghini, e non a caso è dalla corrispondenza del Borghini con Vasari che si traggono gli spunti più interessanti circa l'uso delle fonti. Mi limito ad aggiungere a quanto appena detto il ricordo della ben nota lettera dell'agosto del 1564, ovvero nel momento, nel pieno potremmo dire, della redazione, della revisione delle vite in previsione dell'edizione della Giuntina, nella quale il Borghini suggerisce a Vasari, leggiamo quanto segue, e nella vita di Giotto, perché è tanto piena e tanto copiosa, basta che certe cose siano accennate, come lo sono, che danno più grazia. Nella vita di Buffalmacco, perché era più povera di cose, non fu male aggiungervi quelle novelle più diffusamente. Questo passo credo basti a metterci in guardia da una considerazione neopositivista, per così dire, non solo delle fonti, ma anche delle notizie contenute nelle vite, e soprattutto in quelle della prima parte. Altresì ci invita a considerare le singole vite nell'ambito del disegno complessivo storiografico di Vasari e a indagare la loro costruzione appunto letteraria e retorica. Che sia chiaro, questo è un punto decisivo a mio modo di vedere, per Vasari non equivale a dire contro o slegata dalla realtà storica, ma piegata, potremmo dire, e concepita entro e per la sua costruzione storiografica. Ma veniamo finalmente alla vita di Giotto.
I suoi contenuti, questa è l'apertura della vita nell'edizione Bettarini Barocchi dal 1967, i suoi contenuti, la sua costruzione, le differenze tra le due edizioni sono il caso più emblematico e significativo delle trasformazioni subite fra le due edizioni dalla prima età, dalla stesura della prima età e della nuova impostazione che questa prima età ebbe. Le differenze sono evidenti fin da subito. A parte l'inserimento dell'immagine del frontespizio, che peraltro caratterizza appunto tutte le vite della Giuntina, già il titolo è eloquente. Si passa da Giotto, pittore fiorentino, a vita di Giotto, pittore, scultore, architetto fiorentino. La Torrentiniana è diciamo il testo in corsivo in basso, la Giuntina è il testo in tondo in alto, di sopra. L'elemento macroscopico sono poi le integrazioni e gli ampliamenti che si registrano appunto fra le due edizioni. Ampliamenti strutturali, come appunto facilmente apprezzabile in questa edizione sinottica. Provo ad elencare le maggiori strutturali e non, come dire, di aggiustamento, di stemperamento, di in qualche modo correzione, solo correzione puntuale di errori, ma proprio come di struttura. Provo ad elencare le maggiori differenze, appunto per evidenziare la portata di questa operazione, che credo sia di facile accesso, comprensione anche per i non specialisti di Vasari e di Giotto. Allora, vediamo alcune di queste pagine dell'edizione sinottica, quindi mi scuso dei segni che vedete sopra, sono i segni, è la mia edizione, diciamo così, sono i segni di lettura. Se nella prima edizione già si citano per Santa Croce a Firenze le quattro cappelle dipinte da Giotto, sono tutte della Giuntina le indicazioni della committenza e le considerazioni formali che saranno alla base della loro fortuna successiva, specialmente della Peruzzi. Guardate in particolare la pagina 98. Ancor più marcato sarà l'ampliamento della trattazione su Assisi, che peraltro Vasari, sappiamo, nel frattempo aveva certamente visitato, con largo spazio concesso, per esempio, alle facciate, cito, di sopra dalle bande dell'altare maggiore e tutti e quattro gli angoli della volta di sopra, dove il corpo di San Francesco, e tutte con invenzioni capricciose e belle, fa riferimento evidentemente alle vele della chiesa inferiore. Circa le opere pisane, non trovano spazio nella Torrentiniana, per esempio, la citazione delle stigmate oggi al Louvre, né il presunto intervento nel Camposanto con sei storie grandi del pazientissimo Giobbe. Questa è la definizione che dà Vasari. Tutta questa parte che abbiamo finora visto anticipa il celeberrimo aneddoto della O di Giotto, che a sua volta introduce la struttura, la successione degli argomenti è un elemento appunto da notare nella costruzione della vita di Giotto, che a sua volta introduce l'ampliamento dell'elenco delle opere di San Pietro a Roma. Qui vedete la pagina in cui è tratta, e in particolare un disegno di Parri Spinelli della Navicella degli Apostoli, cioè del grande mosaico che conoscerà appunto da Vasari in poi la sua massima fortuna, anche se ne aveva parlato Filippo Villani. E qui si comincia a notare che proprio a Roma si comincia a entrare in ambito anche dantesco, perché proprio a Roma, secondo Dante, sarebbe stato, cito, in questo tempo molto amico di Giotto, per non tacere cosa degna di memoria che appartenga all'arte o dei rigida Gubbio. E poi cita le terzine di Purgatorio 11, che è il canto chiave, diciamo così, per il nostro discorso di oggi, che lo riguardano. Ancora nella seconda edizione trovano spazio racconti e aneddoti poi fissati nella tradizione giottesca, e qui, come dire, Arezzo fa la sua parte, diciamo. Penso alla fornitura del disegno per il monumento funebre del vescovo Guido Tarlati, realizzato in cattedrale
nel 1330 da Agostino di Giovanni, Agnolo di Ventura, alla tavola di Giotto di figure piccole che Piero Saccone avrebbe condotto ad Arezzo da Borgo San Sepolcro e che tanto ha fatto discutere gli storici, non entro evidentemente in argomento, o ancora la citazione di un crocifisso, picco, qui ve lo vedete a pagina 113, la citazione di un crocifisso piccolo in campo d'oro e col nome di Giotto di sua mano, molto bello, fine della citazione, che sarebbe stato portato a Camaldoli dal reverendo Antonio da Pisa. In questo caso credo che sia anche interessante notare il riferimento alla firma per questa opera oggi perduta, specifica Vasari. Evidentemente Vasari la riteneva molto importante perché il nome suo, il nome di Giotto, lo cita soltanto a proposito dell'incoronazione della Vergine della Cappella Baroncelli, che vedete qui, mentre non si era ritenuto necessario, per esempio, dire che era firmata la grande tavola con San Francesco che riceve le stigmate per San Francesco a Pisa, quella del Louvre, che pure certamente conosceva, come si è detto poc'anzi. L'elenco delle integrazioni potrebbe continuare evidentemente e non vado oltre, sperando di non essere già stato troppo lungo. Mi limito a richiamare l'inserimento delle notizie sugli allievi, almeno per quelli che non beneficeranno nella seconda edizione di una vita autonoma, diciamo così, di una trattazione autonoma, e il fatto che lo vedete a pagina 114 dell'edizione Battiani Barocchi, ripeto, mise mano l'anno 1334 a D9 di luglio al campanile di Santa Maria del Fiore, ovvero al ruolo di architetto civico, potremmo dire, che come sappiamo gli fu riconosciuto per la sua eccellenza come pittore e che giustifica quel pittore, scultore, architetto del cambio del titolo. Ora si sarà già intuito come diverse di queste citazioni siano intessute di riferimenti danteschi, per quanto Dante sia citato in maniera molto puntuale nelle vite. Per esempio non è citato nelle parti preliminari, molto importanti invece nell'economia della trattazione vasariana. Non è citato fino alla chiusura della vita di Cimabue. Qui vi mostro, come dire, a mo' come suggestione i frontespizi della vita di Cimabue e di Giotto, alla fine della vita di Cimabue, nella quale compare la famosa, nella vita di Cimabue, non di Giotto, la famosa terzina di Purgatorio 11, 94-96, cioè quella che credette Cimabue nella pittura a tenerlo campo e ora Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Se è già da notare come questa prima citazione si mostri consapevole della tradizione dei commenti, ma non mi soffermo in questo punto, è soprattutto rilevante notare come il ricorso alla commedia si intrecci all'origine della parabola storica tracciata da Vasari, che come noto si può così riassumere, lo dico in maniera assolutamente sintetica e forse un po' rozza: Cimabue apre la strada e Giotto è, cito in questo caso Poliziano dall'epigrafe del Monumento del Duomo, in Duomo a Firenze, ille per quem pictura extinta revixit. E non era discutibile che poi lui fosse stato, come considerano per esempio Giovanni Villani e Boccaccio, il più sovrano maestro stato in dipintura, e qui vedete a destra alcune citazioni celebri in questo senso. Ovvero che in lui la rinascita dell'arte coincidesse con quella portentosa delle facoltà del disegno. Questo rientra nello schema, nella struttura della narrazione vasariana. Insomma, proviamo a dirlo diversamente. Questa Endiadi, Cimabue Giotto, sembra richiamare quell'antica fra Apollodoro e Zeusi. E nel richiamarlo pare avere una matrice dantesca, che subito qualifica, secondo me, il ricorso a Dante come emblematico dell'uso delle fonti, per una visione vasariana e in un preciso contesto, clima culturale. Insomma, non andava molto lontano dal vero, anzi,
ci prendeva, come si direbbe. Roberto Longhi, quando ormai nel lontano 1950, lapidariamente affermava che con Dante nasce la critica, la storia della critica, nasce la critica d'arte e quindi la storia della critica d'arte. Ora, prima di addentrarci nella discussione specifica di Dante, delle sue citazioni nella vita di Giotto, per la vita di Giotto, non si può non ricordare lo statuto speciale, chiamiamolo così, di cui Giotto stesso godeva in forza della fortuna che ormai lo accompagnava ininterrottamente da circa 2 secoli e mezzo. Oggi non la possiamo certo ripercorrere, però alcuni caratteri vanno ricordati. In primo luogo, credo sia da rimarcare la precocità e da localizzarne la genesi a Padova. Per questo basti pensare al doppio riferimento contenuto nel Liber Documentarum Amoris di Francesco da Barberino, un poema di argomento amoroso didascalico composto avviato prima del 1309 e ultimato nel 1314, ma soprattutto dopo che o durante il soggiorno di Francesco da Barberino a Padova fra il 1304 e il 1308. La prima citazione Francesco da Barberino inserisce Giotto e Cimabue al posto di Apelle e Parrasio in una citazione dal Corpus Iuris Civilis Giustinianeo, commentando a proposito della cosiddetta tavola picta, che, cito, ridiculum enim esset picturam Cimaboris et Giotto e Giottis in accessione vilissime tavole cedere, cioè, come dire, è ridicolo, come dire, avere più attenzione per la tavola piuttosto che per la pittura che sta sopra la tavola. La seconda volta, e questa è più famosa come citazione, Francesco da Barberino cita Giotto quando parla degli effetti esterni dell'invidia e, come è noto, appunto accenna a uno dei soggetti della serie delle allegorie, dei vizi e delle virtù della cappella dell'arena, che qui vi mostro. Invidiosus invidia comburitur intus et extra, anc padue in arena optime pinsit Giottus. A tal proposito, permettetemi una piccola notazione, credo sia da rimarcare che proprio nel titulus dell'invidia, composto per l'occasione e recentemente ricostruito da Giulia Mannati, si riscontra l'espressione docta mens, che nel formulario degli elogi degli artisti medievali segna un salto di qualità intellettuale anche rispetto alla più diffusa docta manus, che indicava una perizia sostanzialmente manuale. Che Dante abbia visitato Giotto sui ponti della Cappella degli Scrovegni è, come detto, da provare. Tuttavia l'aneddoto è plausibile, perché sappiamo che Dante frequentava la Marca e poteva ben conoscere, anzi certamente conosceva, quella temperie culturale, soprattutto quando compose il Purgatorio, che con tutte le incertezze del caso si può datare intorno al 1315-1316. D'altronde, a livello cittadino, Giotto di lì a poco entrerà nel canone della tradizione fiorentina, come e parallelamente a Dante, almeno a partire da Filippo Villani. Un secondo aspetto da rimarcare della fortuna di Giotto è la sua diversificazione qualitativa, per così dire. Da una parte c'è una fortuna letteraria, dall'altra parte c'è una fortuna appunto di bottega, d'atelier, e qui riprendiamo un tema che abbiamo già accennato. Per capire come quest'ultima sia stata fondamentale per la costruzione della biografia di Giotto, abbiamo citato Cennini, ma basterebbe anche censire i termini tecnici che costellano o che si notano nell'aneddoto della O di Giotto. Li ho evidenziati in grassetto e in giallo, più chiaro, per non soffermarmi a leggere un testo notissimo. Ovvero come la qualità dei disegnatori di Giotto siano legate ad opere ed invenzioni specifiche. Nella vita vasariana si ricorda, per esempio, che nel nostro già citato libro, cioè la raccolta dei disegni di Vasari, facevano fede delle qualità dei disegnatori di Giotto molte carte pecore disegnate di sua mano di acquerello e profilate di pittura, di penna, di chiaro e scuro, lumeggiate di bianco. La carta tinta, e qui vediamo la prima, forse la più antica nota, probabilmente di Taddeo Gaddi, certamente riferita a una scena della Cappella Baroncelli di Santa Croce, invenzione riferita a Giotto dallo stesso Cennino Cennini.
D'altronde, e in particolare nella seconda edizione, Vasari dimostra, talvolta citando nei testi, una altrettanto, o comunque una discreta familiarità con la tradizione letteraria, in sé e per il ruolo che, per il ruolo che venne chiamata a ricoprire appunto nella struttura delle vite. E qui mi piace ricordare l'inserimento dell'aneddoto finale di Giotto che, cito, ancor giovinetto, con Cimabue, dipinse una volta in sul naso di una figura che esso Cimabue aveva fatta una mosca tanto naturale che, tornando il maestro per seguitare il lavoro, si rimise più di una volta a cacciarla con mano che fosse vera, cioè come se fosse vera. La sottolineatura del potere illusivo della pittura nel limitare l'aspetto delle cose sensibili è manifesta ed echeggia noti aneddoti antichi. Penso alla storia naturale di Plinio, insomma, non. D'altronde, Vasari cita esplicitamente nella vita di Giotto passi di Petrarca, di Boccaccio, scusate, di Petrarca, addirittura il Testamento, e riporta per intero la 63esima novella del Sacchetti, quella del Palvese che è dato a dipingere a Giotto da un uomo di picciolo affare. Ma veniamo e cerchiamo allora di leggere più precipuamente in questo quadro e per la vita di Giotto il contributo di Dante come fonte per Vasari. Tornando alla citazione di Purgatorio 11:94-96, quella della vita di Cimabue, la formulazione della terzina altro non sarebbe che la trascrizione dell'epitaffio dedicato a Cimabue nella tomba di Santa Maria del Fiore. Il rispecchiamento artificioso delle vicende giottesche è evidente e lo stesso Vasari lo specifica subito dopo. Cito da Vasari: «Orsa alla gloria di Cimabue non avesse contrastato la grandezza di Giotto, suo discepolo, sarebbe la sua fama stata maggiore». Fine della citazione. Varrà invece notare come nella Tornettiniana il carattere fondativo di questa costruzione retorica sia rimarcato dalla citazione della lapide di fondazione della stessa chiesa arnolfiana. Citazione che nella seconda edizione si sposta, diciamo così, nella nuova vita di Arnolfo di Lapo. Nello specifico, il riferimento invece nella giuntina a Santa Maria del Fiore è sostituito con quello al commentatore di Dante, il quale scrisse nel tempo che Giotto viveva e 10 o 12 anni dopo la morte d'esso Dante, cioè l'Ottimo Commento, che fu il primo commento organico prodotto a Firenze nel 300 ed era ben noto nel 500, su cui torneremo, nel quale si rimarca per l'appunto la nobiltà di Cimabue, che è da commisurare col fatto che fu ed è Giotto intra i pittori il più sommo nella medesima città di Firenze e le sue opere il testimoniano e qui segue un elenco dei luoghi dove lavora Giotto. Insomma, Cimabue ne esce tutt'altro che ridimensionato da questo confronto, ma subito dopo ci si preoccupa di aggiungere una notazione molto utile circa il reperimento delle fonti e la temperie culturale vissuta da Vasari. Cito ancora da Vasari: «Il qual commento è oggi appresso il molto reverendo Don Vincenzo Borghini, priore degli innocenti, uomo non solo per nobiltà, bontà e dottrina chiarissimo, ma anche così amatore e intendente di tutte le arti migliori, che è meritato d'essere giudiziosamente eletto dal signor Duca Cosimo in suo luogotenente della nostra Accademia del Disegno», cioè era il luogotenente dell'Accademia del Disegno delle Arti del Disegno fondata nel 1563. Basterebbero queste poche osservazioni circa la prima citazione di Dante in Vasari per testare, per così dire, per qualificare Vasari come lettore di Dante. Eppure va rimarcato che quel rapporto è appunto qualificato, si incardina sulla vita di Giotto. E così ne viene evidenziata la funzione cardine, a mio modo di vedere, per la prima età. Allora, veniamo alla vita di Giotto. Appunto, in apertura, dopo aver elogiato il debito di Giotto nei confronti della natura, che per Vasari era la sua vera e unica maestra, e raccontato il celebre aneddoto ghibertiano del giovane pastorello che dipinge su una pietra in Mugello mentre passa Cimabue, che poi lo porterà a bottega con sé, il ritratto di Dante al Bargello, che vediamo ora sullo schermo, cito da Vasari, introdusse il ritrarre bene di naturale le persone vive, il che più di 200 anni non s'era usato. Fine della citazione. Insomma, il ritratto,
presunto, reale, insomma, non ne discutiamo qua, citato per primo da Filippo Villani e rinvenuto con grande clamore nel luglio 1840 da Antonio Marini, è usato come l'opera che prima e più di ogni altra qualifica l'arte di Giotto, per di più svincolata dalla ricostruzione, e qui torniamo alla struttura della biografia, dalla ricostruzione biografica che seguirà. Si è detto inoltre che, come nella vita di Giotto, trovi spazio la citazione diretta di terzi di Dantesche, quelle di Oderisi, in uno snodo cruciale appunto della vita, dopo l'aneddoto della O e parlando delle opere romane, subito prima del celebre elogio della Navicella. Ora che Giotto abbia conosciuto a Roma Oderisi da Gubbio, con tutti i problemi irrisolti che aleggiano ancora intorno a questa figura, appare a mio modo di vedere improbabile. E comunque tutto quello che andiamo dicendo dimostra che il problema critico non è questo accertamento, bensì la strumentalizzazione delle citazioni, degli interventi di Dante nella costruzione della seconda edizione della vita di Giotto. Ora, leggendo la giuntina, Dante, e qui veniamo a capire come appunto diventa un fattore, dinamico nella biografia di Giotto, Dante avrebbe fatto in modo che Giotto, che si trovava a Ferrara, si spostasse a Ravenna, dove egli stava in esilio, dice Vasari, per farlo dipingere per il Appolenta in San Francesco. Oppure Dante è citato per fissare al 1322, l'anno dopo la morte di Dante, lo spostamento di Giotto a Lucca, cito, essendo l'anno innanzi, con suo molto dispiacere, morto Dante, suo amicissimo. Sarebbe stata poi un'invenzione di Dante l'Apocalisse di Giotto che Giotto dipinse in Santa Chiara. Qui vi mostro le tavole di Stoccarda che probabilmente derivano da quell'invenzione. Cito, come per avventura furono anche quelle tanto lodate da Scesi, delle quali di sopra si è abbastanza favellato, ancorché poi si affretti a precisare, e sebbene in questo tempo Dante era morto, Giotto va a Napoli nel 28, potevano averne avuto, come spesso avviene fra gli amici, ragionamento. Il nostro poeta, e il nostro poeta è una citazione, è citato subito dopo la Dormitio Virginis di Berlino, che vedete sullo schermo, che nella seconda edizione di Vasari, ci dice molto apprezzata addirittura da Michelangelo, e spostata dal tramezzo di ogni santi, da lui stesso demolito per conto del Duca Cosimo fra le due edizioni, attingendo con un sottile senso della lingua all'accezione dantesca del termine spietato, ovvero al suo significato fondamentale di crudele. E qui Vasari si dimostra anche un sottile interprete della lingua. Lo è in moltissimi altri casi, per un esempio dantesco. Inoltre, lo richiamo en passant, Giotto fu molto, dice Dante, fu molto onorato da Petrarca, oltre a Dante, di cui avevamo sopra favellato, e prima di parlare dei discepoli richiama un nuovo commentatore di Dante, insomma ancora l'ottimo, che evidentemente era una fonte che lui aveva a disposizione, l'abbiamo visto, e che lui riteneva particolarmente autorevole. Ora, se queste sono le citazioni esplicite di Dante nella vita di Giotto, poche altre sono le citazioni esplicite e sono credo sufficienti ad avvalorare una lettura attenta, consapevole e tutt'altro che neutra nell'economia della vita. Credo che Dante non debba essere ridotto, o l'uso di Dante non possa essere ridotto ai termini eruditi o di fonte nozionistica come potremmo essere tentati di fare. E ciò ce lo confermano anche i pochi altri passaggi, veramente pochi altri, si contano sulle dita di una mano, in cui, Dante citato. Prima di arrivare a questi, però, vorrei soffermare, richiamare la vostra attenzione su due punti dove secondo me quindi non c'è una citazione di Dante, ma c'è una criptocitazione, ci può essere un'allusione a Dante. Dopo aver introdotto la citazione della tavola del Louvre, e qui finalmente la vediamo, Vasari la descrive come un San Francesco nell'orribile sasso della Verna. Orribile sasso. Va da sé che l'artista retino conoscesse il paesaggio della Verna.
e la scelta dell'aggettivo orribile possa essere del tutto autonoma dal testo dantesco. Eppure credo si possa supporre una qualche suggestione dantesca, notando che sempre a proposito delle stigmate e con riferimento alla Verna, in Purgatorio 4.31 si parla di sasso rotto, in Paradiso 11.107 di crudo sasso, quindi c'è una, come dire, un risuonare di questo termine e della sua qualificazione. Oppure, in un altro passo, subito dopo questo, perché parla delle opere pisane, parlando delle storie dipinte o presunte tali nel Camposanto di Pisa, si osserva, senza apparente necessità, che, cito, sono in queste storie molte belle figure, oltre al ritratto di Farinata degli Uberti. Ora, cita soltanto Farinata degli Uberti. E viene qui il sospetto che possa essere una suggestione del decimo canto dell'inferno, quello dedicato agli eretici, e della sua profezia soprattutto. Tanto più che Dante, che Vasari, chiama in causa Farinata, cito, come certi villani i quali portavano le dolorose nuove a Giobbe, cioè portavano delle notizie, annunciavano, diciamo, delle notizie dolorose a Giobbe. Quindi c'è una sorta di riferimento, di collegamento all'uso della citazione. Insomma, credo si possa dire che Dante fu per Vasari e per il circolo culturale nel quale la composizione e o la revisione delle vite si inseriva qualcosa di più e di diverso rispetto alle altre fonti, e che Vasari era capace di leggerlo e usarlo in termini tutt'altro che superficiali. Una tale sottigliezza di lettura e l'uso consapevole che le viene fatto è del resto perfettamente in linea con la sensibilità di Vasari e il suo modus operandi storiografico. E lo confermano, lo si diceva prima, le poche altre citazioni o richiami riscontrabili fuori dalla vita di Giotto. Le cito brevissimamente. Nella vita di Andrea Orcagna si ricorda, per esempio, che Andrea fu studiosissimo di Dante e che nella Cappella Strozzi in Santa Maria Novella fece, qui vediamo la parete, l'inferno con le bolge, cerchi e altre cose descritte da Dante, oppure che lasciò suo fratello Bernardo a lavorare in Camposanto a Pisa da per sé un inferno secondo che è descritto da Dante. Oppure ancora, a dimostrazione che l'invenzione dantesca sia stata un modello ben presente agli artisti successivi, nella vita di Taddeo di Bartolo si ricorda, qui vi mostro il frontespizio privo dell'immagine di Taddeo, che dice Vasari non l'aveva rinvenuta, quindi prima di metterne una falsa preferisce non metterla, che, cito, lavorò in Monte Oliveto una tavola e nel muro un inferno affresco, nel quale seguì l'invenzione di Dante, quanto attiene i peccati e forma delle pene, ma sul sito non seppe o non volle o non potette imitarlo. Questo non seppe o non volle o non potette, come dire, apre uno scenario interessantissimo dal punto di vista del rapporto, come dire, anche dell'artista col committente. Dante del resto era una fonte come nessun'altra che si prestava all'illustrazione. Qui mi piace ricordare come Contini soleva dire di non credere che la commedia fosse illustrata in origine, ma fosse illustrabile, e lo sarà abbondantemente. Ma anche un personaggio riconoscibile e un riferimento presto canonico. Mi avvio a concludere tornando a parlare dei ritratti di Dante o dell'evocazione dei ritratti di Dante nelle vite di Vasari. Nella vita di Taddeo Gaddi si legge che questi Taddeo dipinse in Santa Croce a Firenze il miracolo della resurrezione del fanciullo caduto da un verone, che noi conosciamo nella versione giottesca di Assisi. Vedete la scena sulla destra. Si legge, a proposito della scena di Santa Croce a Firenze, sotto il tramezzo che divide la chiesa, a man sinistra, sopra il crocifisso di Donato, dipinse a fresco una storia di San Francesco, d'un miracolo che fece del resuscitare un putto che era morto cadendo da un verone, con l'apparire in aria. Ed in questa storia ritrasse Giotto, suo maestro, Dante poeta e Guido Cavalcanti e altri dicono se stesso, cioè Dante.
Secondo tradizione, Giotto è rappresentato, almeno ad Assisi, nella scena della morte del fanciullo di Suessa, questo è il particolare della scena che sta lì vicino, eppure anche nella scena della caduta del Verone ci sono certamente dei ritratti, ve li evidenzio con questo cerchio giallo. Non mi inoltro a supporre che Vasari sapesse più di quanto non ci dica a proposito della scena di Assisi. Mi limito a segnalare che Taddeo, cioè l'erede per eccellenza della tradizione giottesca, dipinga Dante insieme a Cavalcanti, ovvero uno dei due guidi che secondo Purgatorio 11 si sono superati a vicenda nell'onore della lingua, prima dell'arrivo di Dante stesso, e soprattutto come Oderisi e Franco e appunto Cimabue e Giotto che ora ha il grido a discapito di Cimabue. Grazie. Professor Monciarti, di questa bellissima lezione, molto dettagliata, molto accurata, e molto chiara, insomma, emerge un Vasari lettore di Dante, lettore consapevole di Dante, e veramente gli stimoli alla riflessione sono veramente veramente molti. E mi chiedevo, io non vedo domande in atto per cui provo a rompere il ghiaccio con una domanda molto semplice, cioè forse mi è sfuggito, ma oltre all'ottimo ci sono altri commentatori di Dante usati in modo diciamo altrettanto consapevole e corposo dal Vasari? Allora, benvenuto. Lui fa riferimento esplicito all'ottimo. All'ottimo. Dopodiché la tradizione dei commentatori danteschi è una tradizione ben più articolata, evidentemente, nel Cinquecento. L'ottimo era molto ben noto e lui fa riferimento a quello. Di fatto sceglie anche bene, potremmo dire, esemplificando, perché è un commento, è il primo commento organico che viene fatto a ridosso della morte di Dante, e c'è anche un riferimento in una citazione, emergeva probabilmente diretto, cioè si parla di 10 anni dopo della morte di Dante, quindi siamo insomma intorno al 30 e qualcosa, anche se poi, e questo è un elemento di riflessione su cui si potrebbe ragionare da storico dell'arte, non è, a parte le citazioni vasariane, il commento che più si usa per gli storici dell'arte, perché è più, come dire, interessante o comunque più stimolante il benvenuto da Imola, perché è lì che si parla appunto del famoso incontro come ho accennato a Padova, ma Dante non ne parla di questo esplicitamente, l'incontro a Padova e del fatto che Giotto possa essere andato ad Avignone, insomma, oltre in varie altre città, però non c'è un riferimento esplicito o neanche in qualche modo dato, diciamo così, questo non mi pare, ecco, però io credo che la tradizione dei commenti fosse già abbastanza solida e articolata, che sarebbe un po' riduttivo, vista la sottigliezza con cui Dante maneggia, mi pare, questo credo si possa dire, al di là degli esempi riportati, la sottigliezza con cui maneggia e la consapevolezza con cui maneggia la commedia, l'opera di Dante, mi pare difficile che appunto che lui non ne conoscesse altre, per esempio quello di Cristoforo Landino dell'81, lui certamente conosceva il manoscritto in Magliabecchiano 17, e lì ci sono proprio dei passi del 1481 riportati, almeno quelli li conosceva, ecco, insomma, non è, però
diciamo così, dalle vite, dalla lettura delle vite emerge soltanto l'ottimo. Dunque, se ci sono domande, si possono fare, appunto, come dicevo prima, attraverso Facebook o YouTube, chattando. Non mi sembra che ce ne sia. Non so se è un buon segno o un cattivo segno, vediamo. Diciamo che rientra un po' anche nei canoni, insomma, ecco. No, l'argomento non è esattamente un argomento, sì, è un argomento che può essere, che può risultare anche ostico, però sì, come dire, visto l'anno dantesco, visto l'Accademia, visto Vasari, interessi per Vasari, credevo che, insomma, mi pare che mettere insieme queste osservazioni potesse essere di una qualche utilità, perché è un argomento su cui non si è riflettuto abbastanza, mentre si capisce che appunto che la lettura di Dante si intreccia veramente consapevolmente alle origini della parabola storiografica di Vasari, e questo è quello che a me interessa di più, insomma, nella costruzione retorica, chiamiamola così, del Vasari. Ma dunque, alla fonte della ipotetica conoscenza tra Dante e Giotto, qual è esattamente? È il commento di Benvenuto da Imola. Benvenuto, ecco, sì. Sì, dove racconta il famoso aneddoto, appunto, che si incontrano sui ponti, poi lo invita a cena e gli dice: ma come fa, maestro, a dipingere figure così belle e ad aver fatto dei figli così brutti? E lì si risolve in una battuta, che non ripetiamo, e da qui poi sarà ripresa moltissime volte come un topos ricorrente, ecco, sì. Certamente conosceva anche Vasari, non c'è dubbio. Bene, insomma, se non ci sono domande, vabbè, comunque siamo nei tempi, siamo arrivati all'ora di trasmissione, quindi va bene anche, insomma. Io ringrazio il professor Monciatti, ripeto, per questa bellissima lezione, e do appuntamento, come dicevo prima all'inizio, a mercoledì 24 con il professor Claudio Santori, con una videoconferenza su Il bacio nell'arte, nella letteratura e nella musica, e sarà una cosa, come al solito nella tradizione delle videoconferenze del professor Santori, molto brillante e interessante. Grazie di nuovo. Grazie a voi dell'invito, e speriamo di vedersi in presenza presto. Vederci presto in presenza, certo. Grazie. Prego.